Buonasera a tutti, ciao! Grazie! L'hai vista tu, la luna a mare chiaro? L'ho vista sì, e abbiamo pure chiacchierato di sexy shop, a corri di amori d'alto mare e altre quisquiglie di cultura generale. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersivi, o si di seppia azul e articoli sportivi. L'utente medio aveva un control più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave. E l'astronave che arriva sembra amica, ma però non si ferma qui, disegna un arco baleno e sembra vero, poi fugge in direzione Palme Beach. E questo genere umano sembra vano, ma una logica ci sarà. Sto diventando addominale, è un sogno che ci pompa magnetta che a spillo, è un beauty case imitazione coccodrillo. Ti seguirò, che altro ti serve di sapere, sarò con te, dovessi farlo di mestiere, lungo le spiagge primordiali a commentare, ma guardo un po' come moderna l'astronave. E l'astronave che arriva, mira, mira il panorama che c'è laggiù, saluta un arcobaleno su nel cielo, poi fugge in direzione Malibu. E tutto il genere umano è al di naso, tutti a chiedersi dove va. Oh, bentrovati questa sera qui a Nadamas con l'appuntamento che aspettavate da sempre, questo appuntamento a cui non si può mancare, col divertimento, con la simpatia, con l'allegria. E spero che questa sera, grazie a questo stupendo pubblico che c'è in questo ultimo appuntamento della stagione, possa essere una serata indimenticabile, ma sarà sicuramente così. Io farei un applauso a chi coordina la parte musicale, al maestro Massimo Di Fani e alla sua orchestra. Buonasera Massimo, grazie, e grazie naturalmente per aver così, diciamo, architettato questa canzone molto particolare di Caputo. E allora, come va? Tutto bene, ragazzi? Eh? Non vi sento? Tutto bene? Sì! E fatela sentire la vostra voce, anche perché durante la serata avrete modo sicuramente di essere coinvolti, mi raccomando. Allora, io volevo subito raccomandarvi una cosa importante. Qui siamo all'interno del Nadamas e quindi l'applauso, quello più forte, va a chi ci ospita ormai da diverso tempo, sono 2 mesi che siamo qui. E allora, applauso alla direzione e alla proprietà del Nadamas. Grazie per aver creduto in questo progetto Roba da Matti, che tanto piace in questa zona, soprattutto qui dove ci siamo trovati qui, e quindi sono molto contento di essere qui. Oh, ricordate una cosa molto importante: qui a Nadamas non solo c'è questo appuntamento il venerdì con Roba da Matti, ma si balla attivamente il giovedì, sabato e domenica, insieme naturalmente a Gianni El Cibo, che coordina la parte latinoamericana. Un applauso a Gianni El Cibo. Altra settimana da passare qui, e poi naturalmente
mi parlavano di una situazione molto particolare che porterà il Nadamas in estate direttamente sulla playa, sulla spiaggia, con uno stabilimento balneare che è ad Alba Adriatica, insomma, poi sicuramente ne sentirete parlare. Oh, un'altra cosa che volevo dire, volevo ricordare a tutti quanti, è un saluto e un ringraziamento a chi ci guarda proprio con attivamente tramite la TV, ovvero tutti gli amici ci guardano da Rete 8 ogni martedì sera alle 23 con replica domenica alle 17, e un applauso lo facciamo. Dai, ci stanno guardando, ci rimangono male, E quelli che ci guardano da Abbey Channel, canale Sky 920, tutta Italia, tutta Europa, tutti gli amici abruzzesi che ci guardano da fuori. Insomma, sono tanti, abruzzesi e non, perché sono anche persone che ormai si sono talmente abituati a questo appuntamento con Roba da Matti che piace, piace, piace a tutti. Se qualcuno invece rimane indietro e dice, ma dove posso vedere, visto che io non ho avuto modo di vedere quella puntata di Roba da Matti, potete andare sul sito www.vincenzoolivieri.it, dove all'interno c'è uno spazio dedicato proprio sulla home page al programma Roba da Matti. Cliccando lì potete rivedere tutta la puntata in streaming, e mi sembra una cosa importante, oltre naturalmente ai vari settori che ci sono all'interno del sito, che riguardano lo store, il negozio dove potete trovare articoli che riguardano naturalmente me, dischi, cd, insomma tutto quello che riguarda Vincenzo Olivieri, ma anche il calendario degli spettacoli per sapere dove sarò in quest'estate che si preannuncia abbastanza caliente. Bene, detto ciò, io volevo ringraziarvi, volevo augurarvi buon divertimento all'interno di questa trasmissione, di questo spettacolo che si chiama Roba da Matti! Roba da Matti! Yeah! E allora, come va? Tutto a posto? Io ho visto varie situazioni strane passando lì, cioè durante la sigla. Ho visto un tavolo che ci stanno persone strane, con dei cappelli un po' così... Ecco, sì, vabbè, poi vedremo di cosa si tratta. E qua pure mi sembra che siamo messi. Chi è? Lei pure? Lo so, lo fanno sempre, lo fanno. La gente continua a sposarsi, anche se quella canzone come faceva? E ci si sposa ancora, anche se oggi non dura più di un quarto d'ora. Sono queste cose. Vabbè, comunque, è la speranza, sono loro. Facciamo un applauso alle future spose che ci credono ancora. Sì. Le spose del nuovo millennio, pensate, se vi sposavate per esempio 10 anni fa già eravate vecchie come spose del vecchio millennio, pensa un po', noi siamo stati fra quelli fortunati che sono riusciti a vedere il cambio di millennio. Ma tu ci pensi ogni tanto a sto fatto? Ci devi pensare, dobbiamo essere fra quelli fortunati. Lo sai la volta prima? Fammi parlare inglese. Lo sai la volta prima quando è successo che hanno cambiato il millennio? 100 anni fa. Mille anni fa. Nel 999. Ma tu, perché poi ogni millennio ci sta la situazione strana, Non ce lo fanno mai fare in santa pace, È passato dal 1999 al 2000, avevano detto che succedeva il macello, perché col 2000 scattava una data per cui i computer si sarebbero resettati, no? Il millennium bug, E ci avevano fatto venire a cacarelle, ciò timo che succede il computer, domani la PC ci stacchio la posta, ci stacchio Facebook, come cazzo faccio a fare anche la gente, E niente, allora abbiamo aperto il non è successo niente. La stessa cosa è successa 1000 anni prima. Lo sapete, nel 999 avevano sparso la notizia che nell'anno 1000, lo scattare dell'anno 1000, sarebbe finito il mondo. Pensate che cazzo di Capodanno hanno fatto questo nel 1999, Tutti quanti là, oddio, sta finendo il millennio, oddio, ma ci va a morire, oddio, Maria, vaffanculo, ti sono tratti di chicchilli. Cioè, era così. Tutti quanti che dicevano che tu vuoi targare tutta la casa, di che cazzo faccio, no, pitele tu, fai una serata da ricco, ma che ce ne frega, tutta la gente è impazzita, così tutti quanti, il Capodanno, immaginate, 10 secondi prima della mezzanotte, 10, 9, oddio, finito, marito, sono voluto bene, 8, 7, 6, la gente dice, oddio, si è finito male, 5, 4, 3, addio, è finita, 2, 1, mezzanotte, un minuto, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 2 giorni, 4 giorni, non c'è niente, una frega di donne incinte, questo sì, però niente, non è successo, hanno fatto le porcate, diciamocelo. Sono rimasto allibito tempo fa, allibito da guaglione degli anni 60,
perché noi guaglioni degli anni 60, che stiamo dicendo? Scusa, che stiamo dicendo? No, no, aspetta, che stiamo dicendo? Eri impegnata? Come ti chiami? Lorenza. Lorenza, possiamo segnare Lorenza? Dopo che sta qua, la sputazzinata che arriva. Lorenza, più tardi verrai qui sul palco. Mi dite, stavi attenta. È come la scuola, capito? Bisogna stare attenti. Allora, stavo dicendo, noi ragazzi degli anni 60, è vero o no? Non siamo noi eravamo morigerati, c'eravamo le calzone corte fino a 20 anni, insomma, eravamo dei bocca aperti, diciamocelo, rispetto ai ragazzi di oggi. E quindi figuriamoci se non avevamo i nostri tabù. Noi ci avevamo i tabù, ma non le mendine, il problema è la goccia. I tabù, ma quelli grossi, perché ci dicevano questo non si fa, questo è peccato, sarpurta una voglione incinta, te ne puoi fangulo, non mi vedi più. Queste cose. E quindi tutte le cose legate al sesso erano peccato. Oggi invece New York è un gioco. Tempo fa, giorni fa, ho visto una ragazza davanti a un distributore automatico, pensavo fosse le sigarette, no, stiamo a comprare i preservativi. E il guaglione che stava dietro con una bocca aperta, così, che sa che vanno le pie? Bocca aperta. Ma come mai? Noi non abbiamo mai avuto questa storia, ma stiamo scherzando? La nostra generazione che fa? Ma non poteva manco parlare, non si poteva dire, metteva paura. Ma che stai scherzando? Quei pochi che usavano il preservativo andavano a comprare alla farmacia, ma praticamente scavavano la fossa davanti alla farmacia e lasciavano la rete un pancone dopo mesi di scavo come gli evasi. Lasciavano la rete, dottore, chi è? Che cazzavo questo? Da sotto uscivano, come i bruchi, porca puttana, Così, cioè, perché non si poteva, Tempo fa addirittura è uscito il ministro della salute, che è anche giusto, è uscito e ha detto alla televisione, in televisione, mi raccomando, tutti stavano a mangiare, normale, mi raccomando, volevo dire, viste le malattie eccetera eccetera, usate il... Non riesco ancora a dire, davanti alla televisione l'ha detto. Ma come si fa? Ma noi ci vergognavamo. Quando si andava in farmacia si approfittava, capito? Si cercava di trovare la situazione extra che proprio dovevi fare qualcosa, andavi là e ci andavi agli orari quelli sballati, gli orari alle 7:30, alle 8 la mattina, capito? Quando apriva la farmacia tu eri il primo, entravi dentro, buongiorno, e subito arriva la vecchiarella, no? Che si metteva là sul bancone e ti guardava. E tu dice... Signore, deve fare? No, no, sì, che aspetta il dottore, la ricetta. Signore, arriva il dottore, che vuoi? Dottore, un momento. Signore, guarda chi sta arrivando. Brooke, Ridge, guarda un po' là. Dottore, un momento, capisci la signora? La signora cercava di capire. Dottore, mi servirebbe un ma... Dottore, un macchetto. Ah, vuole profilattici, signore! La signora stuporca, le sapevi, Era così. Facevi certe figure di merda, mannaggia la miseria, vero o no? Diciamocele queste cose, noi le abbiamo passate. Oppure te la potevi cavare se eri furbo andando ai primi distributori automatici che mettevano, quelli che tu ci andavi la notte, capito? All'una e mezza e tu la notte. Andavi là al distributore, ti guardavi intorno, che poi dico, hai fatto il distributore, è una cosa privata, lasciala al buio. No, ci ha messo la luce da 500 watt al giorno. Una zona buia, solo che la fa l'illuminazione da 8 km, no? E tu stavi là e cominciavi a prendere 10.000 lire ci voleva, allora prendevi 10.000 lire e quello mica faceva subito, vista l'urgenza di quello che si vergognava, avrebbe dovuto mettere quelli che stanno sull'autostrada, i cattura soldi, quelli veloci, capito? Quelli che appena appoggia, pare che ci sta uno dentro che te ne frega, no? Invece no, hanno riciclato quelli vecchi dei distributori di benzina, 2 ore, faccia niente. Don Bogni piace vedere l'arcaccio. Porca puttana, prendevi un altro pezzo. Che cazzo. E mentre stai facendo questo lavoro, arrivava l'amico tuo, vedevi che sta arrivando qualcuno, tu scappavi, fuggivi, ti mettevi così per me e non cercavi di non farti vedere. Ma stiamo scherzando, perché poi una volta che l'avevi comprato sto cacchio di pacchetto, dove lo mettevi? Diciamocelo, perché non è che potevi, sai, mamma, ho comprato il profilo, oggi si fa così. E la mamma dice, bravo, bravo, senza rompere la casa può fare qualche cosa, così. Una volta no, si doveva nascondere perché era una cosa, capito, immonda. E allora dove lo mettevi? Se lo mettevi dentro al cruscotto puntualmente il lunedì mattina, quando andava a accompagnare la nonna a fare l'analisi, la nonna si faceva, ma le cazzo su, che dica, che faccio mettere? Apriva là e uscivano queste cose, Oh, chi li parla uno? E quindi si facevano delle figure di merda, capito? Allora il posto sicuro era, si metteva praticamente fra il poggiatesta del passeggero, del sedile, e il sedile, capito? La mezzo, schiacciava
ed era anche tattico, perché quando stavi con la fidanzata andavi là, ti imboscavi e ti fermavi, mettevi la manuccia qua, capito? Da dietro, sbirrutavi il pacchetto mentre stavi a parlare, facevi tutto per... e in mano ti cadeva un pezzo di carta e tu dicevi: ma com'è, nero di gomma? Perché non tutti sanno che dentro c'erano le istruzioni per l'uso. Ma quando accende l'elettrica, che vuoi qui? Mai. Che in quei momenti che ti metti a vedere, Mario, fermi, fammi vedere chi sta scritto. No, nessuno l'ha mai visto. L'ho fatto io per voi e ve lo voglio raccontare, perché è proprio una cosa assurda. Praticamente sono 7 punti, 6. Guardate che c'è scritto. Allora, scusate, ma metto l'occhiale perché oltre alla vista si è abbassato. Allora, attenzione, ecco. Allora, importante, dice qua il foglio: seguendo attentamente queste semplici precauzioni, siete sicuri di ottenere i migliori risultati. Parla Ferrari. Andiamo. 1. Estrarre con cura. Allora, siccome ho visto ci sono anche dei bambini, non vorrei insomma scandalizzarli, noi adulti voleremo molto alto, cioè io parlerò, voi ci capiremo solamente noi adulti, vabbè? Allora, cercate di capire. Estrarre con cura il pinattico dalla bustina, facendo attenzione a non danneggiarlo con le unghie o anelli, oggetti tagliati, pare i due aspetti delle forbici. Allora, 2. Indossare il pinattico non appena raggiunta la lezione, prima di iniziare la moltiplicazione, il rapporto, no? 3. Appoggiarlo sulla punta del e come si può dire quello? A Bari ci sta uno, si chiama Nicole, no? E praticamente e Nicole va a comprare, la mamma gli dice: va a comprare l'open, va a comprare open, va a un fornaio, va a comprare open, appoggiarlo sulla punta del pane pugliese e e srotolarlo con cura per tutta la sua lunghezza. E certo, Rocco di Ortona ci mette 3/4 d'ora a fare il suo lavoro, che... Attenzione. Verificare che il bordo del pilattico stringa la base del pane pugliese. Certo, no, per... Fare attenzione a non danneggiarlo con le unghie. E premere con 2 dita il serbatoio, perché va a miscela, capito? Allora, serbatoio... Per evitare che rimangano bolle d'aria. E certo, perché... Se pieno in boia la coccia, se non sai essi che tutti i figli. 4. Come è triste, come fa? Allora ci sta Dracula e Iacula, no? A draculazione avvenuta, poi cambi Iacula. E prima che cessi le attendi, capito? Se non è, estrarre il pane pugliese trattenendo il bordo del profilattico con 2 dita. 5, ve lo giuro, c'è scritto, facciamolo vedere. Ecco, nel caso di ulteriore rapporto, usare un nuovo profilattico. C'è un da scrivere, perché la gente chiappa la gira dall'altra parte, capito? Tempi di crisi, come la calzetta, capito? Perché ce l'hanno scritto? Questo è come quello là che c'aveva la ragazza che faceva schifo. Oh, guarda che la vogliono tu, quando è brutta, si può guardare. Ma lei è bella dentro. Allora al voto, è la stessa cosa. 6. Conservare i... pinattici in luogo fresco e asciutto e soprattutto lontano da fonti di calore. Certo, uno dentro la cantina c'è le prosciutte, le salsicce, ma per piacere. Grazie, grazie, grazie. Sono cose... Vabbè. Allora, siamo pronti a questo punto per dare inizio allo spettacolo. A questo punto, lo faccio sempre, lo farò anche questa sera, mi serviranno delle persone. Dice: ma perché stai parlando al plurale? Mi sembra che tu stia parlando della matta della serata. Perché stai parlando al plurale? Perché questa sera, per una serie di cose che vi dirò più tardi, mi servono 3 matte della serata. E quindi vado proprio a cercare questa sera le matte della serata. Vai! Buonasera, buonasera. Mi servono 3 matte della serata. Siccome la fauna e la flora è molto estesa questa sera, io vorrei cercare, però non mi voglio far mancare niente, una bionda, una bruna e una roscia. Tante volte, che ne puoi sapere? C'è qualche... C'è la roscia, buonasera. Tu mi dicevi stasera, ma... Ma infatti sei senza voce, non devi parlare, guarda. Niente, vabbè. Vabbè, io non posso forzare più di tanto. C'è una roscia lì? C'è... Che cos'è? Fammi andare a vedere là che stanno segnalando. Buonasera, lei è bruna?
la Bruna, mi venga. Un applauso, la Bruna l'abbiamo trovata, eccola qua, un attimo, e poi facciamo... Allora, vieni. Ciao, vieni. Allora, aspettami qua che poi facciamo una cosa bella. La bionda mi serve, la bionda. Buonasera, come va? Tutto a posto? Vuoi venire a fare un'altra serata? No, sì, invece. Allora, facciamo un applauso a questa ragazza che si chiama? Diana? Vai, Diana, vieni. Alzati un attimo, grazie. E poi mi serve una roscia rossa. Un applauso a questa rossa, grazie. Dove sta l'altra? Eccola qua. Allora, vieni. Dobbiamo fare un ingresso trionfale, mo. Facciamo un po' sì. Allora, signore e signori, eccole qua. Le matte della serata. Rossa, bionda, ecco, le Charles Angel. Andiamo, venite. Eccole qua. Buonasera, ciao, buonasera, ben trovati. Oh, allora, un applauso più forte, fatele sentire a casa propria. Che effetto fa? È imbarazzante, emozionante. Va bene, senti, possiamo avere il microfono. Allora, tu come ti chiami? Laura, vieni da? Alba Adriatica. Poi c'è la roscia che? Mimma che viene da? Vilma che viene da? Alba Adriatica. E poi? Diana che viene da? Colonnella. Facciamo un applauso alle tre Charles Angel, eccole qua. Allora, perché vi ho voluto qui sul palco in tre, visto che di solito, prima di tutto per sbrigare prima, si fa prima, cioè vi dividete un po', se questa sera c'è tanta gente, vi dividete le zone, casomai, ecco, tu puoi fare questa zona qui, là, Diana può fare questa parte centrale e tu fai la parte di là per ricevere gli scherzi, poi vi coordinate naturalmente, anche perché il contenitore è uno solo, quindi diamo questo contenitore a chi si occuperà della parte centrale, poi voi li prendete a mano e poi li mettete tutti là dentro e li portate poi in console per essere smistati. Allora, guardate di solito questo programma? Sì, sono venuta anche la prima serata. Sei venuta pure la prima serata? Ma hai partecipato in qualche... No. No, a vedere, non c'è. Però stasera ti è toccato, non si sa per quale motivo. Credi al destino? Ma insomma. Senti, tu sei... uccidere un po' di persone. No, non uccidere nessuno, l'hanno fatto perché ti vogliono bene, vero? Sì. Certo. Senti, cosa fai nella vita? Lavoro. Avvicina il microfono, non si sente niente. Lavori negozio. Un negozio, quindi la commessa? Oppure... No, sono la proprietaria. La proprietaria, complimenti, vedi che le imprenditrici, facciamo un applauso alle imprenditrici anche, l'altra volta abbiamo avuto le casalinghe, insomma, bene. Allora, invece vediamo un po' cosa fa la nostra amica, che fai nella vita? L'impiegata. Sei fidanzata? Sposata. Contro chi? Con due figlie, il marito non c'è. Non c'è stasera? Sacca, come si chiama? Walter. Walter, guarda, scusa, ma era roscia, l'hai fatta fare roscia, quindi è capitata. Senti, rossa naturale? Quasi, brava. Senti, cosa fai nella vita? Ce l'hai detto, no? Impiegato, tutto a posto? Tutto bene. Contenta, bene. Agenzia immobiliare. Immobiliare. Domani non vai a fatica perché questa voce. No, lavoro. Ecco. Ma scusa, non per farmi i fatti tuoi, per avere questa voce bassa, o tuo marito ieri ti ha preso fuori al balcone? Sto adesso ascoltando te. Veramente? Hai riso tanto. Sì. Va bene, allora facciamo un applauso di consolazione. Grazie. Allora, Diana. Complimenti per il nome prima di tutto, ma volevo dire, tu sei fidanzata, sposata, che fai? Ho un ragazzo. Ho il ragazzo, ma neanche a dirlo, buonasera, io ho capito subito, anche se stai fra due dame, lei chi è? La sorella, quindi della serie, è una cosa proprio in casa, la sorella di lui? Tua sorella, ok, quindi controlli. Da quanto tempo si porta la sorella a prendere? Giugno scorso. Ah, da giugno, quindi una cosa fresca di giornata. Come va? Com'è questo ragazzo? Bene. Va bene. Tu che fai nella vita? Non mi lamento. No, assolutamente, mai lamentarsi. Fra l'altro mi sembra che tu eri presente anche la scorsa puntata e facevi parte del tavolo dove c'era la matte la serata della scorsa settimana. Va a finire che c'è questa sera? Dove? Eccola! Ciao, buonasera! Come va? Che si è detto in giro per Alba? Quando ti lasciamo perdere. Vabbè, complimenti. Allora, potete iniziare il vostro giro alla ricerca, questa è la vostra missione, degli scherzi telefonici e poi naturalmente la cosa più importante, a turno,
venite qua e mi date un'asciugata perché questa sera fa un caldo, ma un caldo che io sono un po', diciamo così, vabbè, ecco, questo è, la, è il mandricchione. Un applauso alle Charles Angel con la loro missione e poi più tardi sveleremo perché tutte e tre sono venute qui, grazie! Io esco e poi fuori, fuori, facciamolo che sono... Vai. Hello everybody! You wanna sing a song with me? You wanna sing a song with me? Are you ready? Are you ready? Are you ready? E allora... There's some radios on the floor, there's some radio on the door.
femmine alla fine sono sveglie, quando capiscono la situazione gli uomini scompaiono. Facciamola veloce, io passo qui, siete qui, vede? Facciamola lenta. You are supreme. She is a queen. Facciamola diversa. You are supreme. Lei non ci sta stasera. She is a queen. Lo senti la donna, sempre quelle, vabbò. Facciamola erotica. Marco Marco. You are supreme. Quando sta la memoria. Più. Rifacciamo. You are supreme. Sendemo le femmine, sendemo le femmine. Erotica, donne. You are supreme. She is the queen. Il pubblico della massa, fatemi un applauso, bravissimi. Pregate. Le sentiamo. La banana si picchia in gallo, vedi? Adesso il pubblico, adesso la serata è partita proprio. E allora, io prima di iniziarla alla grande, vorrei che una delle ragazze del Charles Angel, quella che c'è il mandricchione in mano, venisse qua per darmi una detersa, perché praticamente sono sfatto dopo questa cosa che mi hanno fatto fare. Mi raccomando. Allora, tutto bene? Sei pronta più tardi per venire sul palco? Tranquilla. Grazie, grazie. Eccola qua, un applauso ragazzi, grazie. Grazie. Ecco, grazie perché... sono proprio distrutto, che il caldo, insomma. Senti, che ti hanno detto quando sei tornato al posto? Niente. Come niente? Stanno ridendo. Stanno ridendo, non si ride di chi lavora con Vincenzo Olivieri, per favore. Uno, due, tre, facciamo buh, uno, due, tre. Buh. Va bene? Dimmi se qualcuno ti disturba che vado allo crepo. Ok, grazie a te. Sto sfruttando fino all'ultimo momento questo momento, perché poi sarà... Grazie mille, grazie. Scendi il panno, non a lei che sta mangiando, se lo si schifa, alla La Roscia, grazie. Va bene, un applauso alla Charles Angel number one, la Mora. Attenzione, allora, siamo arrivati a un momento molto molto importante. Perché? Perché fino adesso ci siamo visti, voi avete visto me, ho guardato voi, insomma ci siamo conosciuti così, ma è il momento proprio di serrare le fila, di conoscerci meglio, di sapere chi siete, cosa fate, dove state. E naturalmente avete fatto quello che dovete fare prenotando il vostro posto qui alla Damassa, avete lasciato un cognome. Bene, allora per tutti quelli che si sono iscritti, cioè tutti, è il momento importante dell'appello, vai! Pronti con l'elenco, rispondi presente, è un momento bello, è il momento dell'appello. È il momento dell'appello, accia santa, io chiamerò il nome del prenotato e voi dovete rispondere, mi raccomando, Allora... siamo pronti? Mi raccomando, ognuno risponde in una maniera originale, perché poi il più originale verrà premiato. Mi raccomando, Allora iniziamo con Alesiani. Scusate, non sento. Alesiani. Che vi cercano, mi ha detto. Niente, andavo cercando voi, non vi trovavo. Buonasera, di dove siete? Di Villa Rosa? C'è un applauso a Villa Rosa che partecipa questa sera con un gruppo, gli Alesiani. Sembra quasi un dei frati, vabbè. Baldini! Buonasera, Baldini. Ti hanno messo là incastrato fra il muro e le tavole, insomma, come fai a muoverti? Di dove siete, Baldini?
Giulianova, un applauso a Giulianova! Dai! Grazie, bentrovati! Calvisi! Chi è Calvisi? Buonasera Calvisi! Grazie per essere. Di dove? Eh? L'Aquila? Veramente? Un applauso agli amici dell'Aquila! Grazie per esserci! Camaioni! Chi è Camaioni? Camaioni! Buonasera Camaioni! Vi hanno messo proprio in fondo al mondo! Di dove siete? Non lo sentirò mai, fatemi sapere di dove sono? Civitacuana! Controguerra! Bravi, un applauso a Controguerra! Vedi questo nome? Bello proprio! Allora, Camplese! Camplese! Oddio, domande messe, buonasera Camplese, tutto a posto? Oddio, quando state lontani. Camplese, senti un po', chi è proprio lui Camplese? Lui? Buonasera Camplese, ciao, come ti chiami di nome? La parola, vabbè, Camplese sei tu comunque. Ti ho fatto una canzone per te, ho fatto una canzone molto bella che volevo cantarti, vai maestro. Prego sali sali pure, che ci sta pure Camplese, stiamo tutti andando all'Iper a fa la spese. Questa crisi fa soffrire, la benzina costa caro, così insieme nel pulmino dividiamo. Ma Camplese si comporta stranamente, sta arrossendo, lo noti pure tu. Alza un po' la gamba destra, vuole farli indifferente, non lo sa che sto pulmino l'ha già avuta certa gente. Strusa il dito contro il vetro, sta cercando di coprire quella puzza che tra un po' farà morire. Il rumore è sempre il benvenuto, ma la puzza quella proprio no. Ehi! Cala in fretta dal nostro pulmino, che capino sui pullman. Grazie Camplese. Stavi mangiando? Ah, boh, un po' schifo fatto. Allora, attenzione Capecci. Aspetta, non ti vergogno, mi hanno detto a me. No, non mi vergogno, va bene? E voi di dove siete? Di San Gabriele. Ah, San Benedetto. San Benedetto d'altronde, insomma, eh. Facciamo un applauso a San Benedetto d'altronde. D'altronde. Vabbè. Attenzione Carboni! Allora scusa, qualcuno deve tradurre perché non ho capito. Carboni! Ielumeghie! Di dove siete, scusate? Ascoli, Ascoli, buonasera. Ma cosa succede qua? Ho saputo che lei si sposa. Ma non è possibile, vieni qua, vieni, vieni qua, vieni qua. Facciamo conoscere questa futura sposa, scusa. Vieni qua, vieni, da Ascoli, c'è per bene. Ciao! Eccoti qua. Ciao, qual è il tuo nome? Roberta. Roberta, quando ti sposi, Robè? Il 2 maggio. Il 2 maggio? Annaggia la miseria. Come si chiama lui? Guido. Guido, e quindi c'ha la macchina, sicuro. Stupidaggine. Senti, e Guido dove sta adesso a festeggiare anche lui con gli amici? Sì. È strano, sai cos'è? Voi donne vi comportate sempre in maniera, venite qua, insomma, nei locali a mangiare. Invece loro fanno sempre le porcate, mi sa. Lui sta a casa. Ah, sta a casa, controllato, eh? Bene, e allora più tardi le porcate le facciamo pure noi, perché è bene? Vabbè, allora più tardi chiamo, grazie. Un applauso e a più tardi alla mia sposa. Allora, Della Valle! Buonasera Della Valle, di dove? Giulianova, insieme a loro siete venuti. Grazie, buonasera, grazie per esserci. Allora, Deriard! Deriard, che nome è questo Deriard? Sembra una specie... Che? E francese, excuse me, Deriard, porca miseria. E qua noi siamo abituati a Ghibaldini, Calvis, Camaion, Capecci, De La Valle. Questa è Deriard. Bonsoir Deriard, nous sommes très contents. Très contents que tu stiec. Pourquoi? Pourquoi nous sommes à Bruxelles?
e parliamo la lingua abruzzese. L'abruzzese è le même del francese. Voi come dicete la bottiglia? Bottiglia, pure no, la bottiglia, uguale. Passa che la bottiglia, rivedi che è le même, le même, le même. Le même, le pietre, le pietre. Molti vogliono cantare una chanson per toi, perché io mi sono sempre chiesto, no? Scusa un po', ci sta le Alpi, no? A noi dell'Italia, della France, ci divide le Alpi, le Alpi. Ci sta le Alpi Pennine, le Pontine, le Retiche, le Cozze, le Graie, le Marcone, ok. Mo, là ci sta una Fomena, una Fomenush, una Wagyunat, una Bardash, ok. La Bardash si chiama ID, no? Dalla parte dell'Italia canta, come sappiamo tutti quanti, che canta ID, ti so qui di monti, eccetera, no? Però se ID a un giorno passa da là, dalle Alpi, no? E va alla France, come cazzo canta? Molto di chi? ID, ti so qui di montagne, oui, oui. Aïe, de, le chaprette, de, le chaprette, non, quelle, fa, le chaprette, c'est le mondone, le chaprette, le chaprette. Ah, chipique, tu le vivi in un mondo fantastique. Aïe, de, les candides comme toi. Lola, i, de, lola, i, toi, lola, i, quatre, i, cinq, i, sept, tot, non, verre, nasse, tasse, tout, tre, stop. Aide, 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 oh, li vida si giua, li vida do su sta, giua la mia rosa, oh, teneva la Citroën, mi sono venuta la Peugeot, mi sono cantata la Renault, la la, oh, calevo per Montmartre, sono piatto il Batemouche, sono vita la Torre Eiffel, oh, la vada di chiede da toi, oh, la vada che non ti la fonde, schiude, ma no, no, perché il francese quando parla, già qua tutti, l'uomo francese quando parla, mi preoccupa, perché no, c'ho dopo, dove, io lo tedesco, chiamami, chiamol, capito? C'è questo fatto un po' così, allora, merci, merci, merci beaucoup, merci, salutami anche la, alla Carla Bruni. Va bon, allora, noi andiamo avanti, è Martuna in Italia, e allora torniamo con Di Giacinto! Buonasera Di Giacinto, senti, oh, di dove sei? Di Tortoreto, ah, di Tortoreto, benissimo. E allora, noi da Nadamas, che sta a Martinsicuro, a Tortoreto, gli cantiamo una bella canzone che fa più o meno così, vai! Spero che un tipo così non mi capiti più. Lui sta seduto lassù e guarda qua giù. Ma questo strano soggetto da dove è venuto? Per farlo ridere un poco mi sono impazzito. Questa faccia si può fa di più per te, grazie. E di Giacinto, un applauso simpaticamente. E noi quando facciamo queste canzoni, mica lo sappiamo a chi va, ce le inventiamo, quindi non vi offendete se arrivano delle cose pesanti. Attenzione, Di Marcantonio! Di Marcantonio, pensavo un pezzo di Marcantonio, invece cinque donne da sole. Come mai questa? Vabbè, lei ha lasciato il marito a casa, vabbè, ma le altre come stanno messe? Single? Veramente? Quando ne siete single? Tre? Due single, due sposate? No, non c'è la voce, fatemi capire. Ma i single, quali sono i single? Ah, le figlie, e me li sistemiamo le figlie, scusa. Troviamo uno bravo e bello di qua. Quali sono i single uomini questa sera? Alzate le mani, dobbiamo fare un catalogo. Buonasera, uno sta là? Vabbè, poi ci pensiamo più tardi. Voi le figlie da sistemare quanto hanno? Una? 28? 18, vabbè, sì, quasi la galera. 18 e poi? E poi, no, vabbè, è piccola, no, 18, 18, allora quella da 18 dobbiamo sistemare. Come lo dobbiamo trovare eventualmente? Bello, alto? La mamma lo dice.
decidete voi, certo, certo. Allora più tardi facciamo questo siparietto. Segniamo, segniamo la single che sarà. Bene, quello di Marcello. Di Mattia! Di Mattia? Buonasera Di Mattia, grazie per esserci. Da dove venite? Dove? Giulianova, grazie. Applauso alle signore di Giulianova. Esposito! Esposito! Eccoli là, guarda che bel tavolo, bello misto. Di dove Esposito? Alba Adriatica, Alba. Respiri piano per non far rumore. Cioè, vabbè. Allora, Esposito. Foglia! Eccoli là, sono tre foglie. Come va? C'è una foglia, un foglio di più. Chi è Foglia proprio? Aia! Aiaiaiaiaia, vabbè, allora, Foglia, scusami, anche se sei una donna, può capitare, noi l'abbiamo fatto pensando a un uomo. Ma magari è sposata. Magari è sposata, sei sposata? No, single. No, fidanzata. Contro chi? Stacca, a lui, ah! Va bene lo stesso. Allora guarda, ti racconto una cosa che di solito succede, non dico all'80 ma al 70% delle donne quando si sposano e l'uomo fa di queste cose qua. Andiamo. Foglia, Riccardo Foglia, ma... Foglia lo fa tutti i giorni, pensa soltanto cosa giocare, sbaglia una partita o un cavallo e poi va bene. Foglia invidia la gente che con due soldi diventa vincente, mentre lui sempre gioca e non vince mai. Un giorno in più che se ne va, ma la sua vincita chissà se arriverà. Per tutti quelli così come voi, la corsa tris sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con quella moglie che lo trova sicuro alla SNAI. Grazie Foglia, ci ho preso? Grandi, ci abbiamo preso, gioca, gioca. Non giocare, ogni tanto va bene, insomma, sempre poi la moglie si lamenta, la fidanzata. Allora attenzione, Guercioni! Billy si capelli qui? Grazie, grazie molte. Di dove siete, Guercioni? Alba? Sta a posto, stasera abbiamo una concentrazione di Alba. Mi sa che il sindaco non c'è di Alba? Lui è il sindaco di Alba, come si chiama? Salutiamo il sindaco di Alba. Come si chiama il sindaco di Alba? Giovannelli, Giovannelli! Giovannelli, il mio amico Giovannelli! Come sta Giovannelli? E la nipote, salutami Giovannelli per favore, che l'ho tenuto proprio in braccio da piccolo, insomma. Ma, allora, attenzione, Katia! Buonasera. Oh, ma lì è un tavolo particolare pure, vedo la signorina con una specie, c'hai mal di testa, cos'è quell'affare che c'è sopra? Una sorta di, vabbè, anche lì si la festeggerà sicuramente un addio al nubilato. No, sì, quando ti sposi? Il 9, allora facciamo una gara dopo, una gara fra le due prossime spose, vediamo di renderle sexy, vabbè più tardi, vabbè. Allora, Mancini! Buonasera Mancini, di dove? Controguerra, buonasera, c'era un collega anche là, salutiamo. Allora, Micozzi! Se furt, grazie, come state? Tutto a posto? Di dove siete voi altri? Di Martin Sicuro, sicuro, più di quel. Un applauso a Martin Sicuro che ha dato i Natali, le Pasque e i Capodanni a questi. Nanni! Nanni? Voi siete? No, no. Nanni! Eccoli là, buonasera Nanni! Andiamo a divertire! Fateci largo che passiamo noi, vabbè, vabbè, Nanni! Paolini! No, no, fermi, fermi, no! Allora, faccio finta di non aver visto, lo rifaccio, attenzione. Paolini! Siamo... No, facciamo un applauso, siamo noi. Ma vieni, va bene. Papili! Che hai detto?
Vi siete là? Grazie papili. Di dove siete papili? De San Benedetto? Buonasera, ben trovati. Stanno pure loro di San Benedetto. La conoscevate? Mi conoscevo. Ah, di Ascoli, scusa, di San Benedetto stanno là. Dove stanno i San Benedetto? Eccoli là. Se volete fare poi una macchina insieme, andate a casa. Attenzione. Piccioni! Allora, scusa, lo devo rifare perché o prendete una cosa da decisione. Allora. Piccioni! Attenzione, il vino fa male, Olivieri fa cantare. Applauso ai piccioni. No, io glielo devo cantare, Massimo, perché proprio... Quando i piccioni fanno... c'è un po' di vino. Quando i piccioni fanno... ci sta un grappino. Se c'è una cosa che ora so e che mai sobri li vedrò, se ti fai un giro li trovi sempre all'osteria. Tutti i piccioni fanno oh, dammi il cinzano che me lo scolo, e chi vuol dire a Lucco andrò, dro alla Sambuca, al limoncello, e lui schietto e mo ci può, bere da soli non si può, con i piccioni non si può, con i piccioni non si può. Grazie, i piccioni sono qua. Grazie, buonasera. Quindi ci hanno azzeccato il vino, vedi? Dopo piccioni non è possibile, Pulcini. Ma qua dobbiamo fare una gabbia, scusa. Buonasera Pulcini, di dove? C'ha pure i galli. Ah, ad Alba Adriatico, buonasera, grazie per esserci. Allora, Profico. Là c'è un bel tavolo, attenzione, ne vedo uno solo di uomo, le altre sono tutte donne. Se ne sono scappati, ho capito. Ah, c'era quello simpatico che non si stava mai fermo. Ah, dove è andato quello? Non mi fa sapere niente. Ah, mo che torna? Meglio così, va bene. Allora, Rastelli come li portisi i capelli, fa anche rima, bravi, facciamo un applauso, Rastelli, io qua sono un po' combattuto. Nanni! Paolini! Siamo noi, a me, oh, allora stiamo chiamando apposta, Paolini! E siamo... Rastelli! Capite? Rosati! Qua, che vuol dire? Buonasera, qua. Buonasera, un tavolo bello, devo dire. 3, 5, 3, 5. Sta a posto. Tutti accoppiati o comunque stanno lì per... Sposati, fidanzati? Sposati, loro, voi no. Vabbè, grazie. Dove venite? Alba Adriatica, perfetto, grazie. Allora, Ruggeri! A posto, mamma! Ciao! Salvi! Ottima venuta, Salvi. Salvi? Ma... Siena! Cadetto, successo? No, si fregna. Ah, si fregna, grazie. Un applauso, ma dai, quando ci si fregna si racchiude, Tensiarelli! Hai sbagliato tutto. Che è successo? Hai sbagliato il cognome. Perché? Come si chiama? Tentarelli. Oddio, Tentarelli si chiama. Chi cacchio ha sbagliato? Chi ha sbagliato a scrivere Tentarelli? È stato per caso Davide? È stato Maurizio? È stato... Ammestaliste? Chi è stato a scrivere Tensiarelli, fra l'altro, Tensiarelli? Oh, storitevi le orecchie però. È stato Alex? Dove sta Alex? Alex? Sei stato tu? È stato Jesus? Sembra una bestemmia, se vogliate. È stato Pierluigi 1? È stato Pierluigi 2? È stato Alessandro? È stata Luana? È stato Domenico? È stato Patrizio? Un applauso a coloro che sono qui e che sono preziosissimi per il Nada Massa, perché si occupano di voi, vi portano queste belle e buone bevande, l'uvine, va bene. Tentarelli, scusaci, io adesso li prenderò uno a uno alla fine e
Intanto ti ho fatto una canzone. Dopo vedeme com'è, va bene? Vai. Mandricchione. Roba da matti sul tuo PC. Vai su www.vincenzoolivieri.it. Caso, avevamo fatto questa canzone per uno scoppato, ma non ci siamo riusciti. Va bene.